contento di ritornare qui per confermare questa esperienza che condividiamo della Web TV dell'area metropolitana. Il sindaco metropolitano Luigi De Magistris è stato intervistato dai rappresentanti di 25 scuole sul piano strategico che la città metropolitana di Napoli sta realizzando. L'incontro si è svolto presso l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Scampia. Si impara già da giovanissimi, quindi a noi piace l'idea che ci possano stare un domani giornalisti liberi, autonomi, coraggiosi, che non fanno le domande perché le suggerisce qualcuno, oppure scrivono cose non vere, noi leggiamo di tutto certe volte sui giornali. Quindi devo dire la verità, è una cosa che condivido molto, l'abbiamo fortemente voluta e soprattutto mi fa piacere che piace, perché ho incontrato spesso compagni e compagne vostre, alcuni di voi, che fanno servizi, anzi oltre che interviste poi questa web credo potrà essere utilizzata sempre di più anche per fare documentari, per fare analisi, per fare indagini sulla città. A porre le domande al primo cittadino di Napoli sono state le studentesse e gli studenti delle 25 scuole dell'area metropolitana di Napoli che partecipano al progetto Web TV Scuole Area Metropolitana. Dai suggerimenti che mi potete dare, le inchieste che fate, i documentari, quindi complimenti a voi che avete ricevuto. Si tratta di un progetto che ha permesso in questi anni la realizzazione di una vera e propria web TV che vede i giovani delle scuole interpretare e svolgere tutti i ruoli, da quelli tecnici a quelli di gestione e programmazione a quelli più propriamente giornalistici. In questi anni il progetto è cresciuto ed ha coinvolto sempre più istituti, fino ad arrivare alle attuali 25 scuole. Il sindaco ha risposto alle domande dei ragazzi nello studio televisivo allestito all'interno dell'Istituto Galileo Ferraris. Il programma è stato trasmesso via web e proiettato nell'auditorium della scuola, dove a seguirlo vi erano i ragazzi delle scuole che partecipavano all'iniziativa. Mi presento, sono Enrico Del Monaco dal liceo Carlo Levi di Portici. Volevo porre una domanda. Il grande investimento finanziario della città metropolitana avrà secondo lei una reale e concreta ricaduta sul futuro dei giovani e soprattutto potrà incoraggiare e sostenere le iniziative imprenditoriali dei giovani? Ma secondo me assolutamente sì, anche perché noi stiamo provando a realizzare scuole in cui ci siano anche tutti i comfort di cui ci si può dotare. Tutte le scuole che stiamo realizzando, per esempio, hanno palestre significative, importanti, impianti sportivi, processi di alta tecnologia, digitalizzazione, e anche questo investimento, se vogliamo, che è completamente una novità, quello della Web TV metropolitana, significa che per noi la scuola non è solo il luogo in cui ci stanno gli insegnanti che insegnano e gli studenti che apprendono e che c'è il confronto tradizionale, ma anche un luogo in cui c'è qualcosa in più, diventa un luogo culturale, un luogo del dibattito, della legalità e in cui si formano anche le persone per poi essere pronte al lavoro. E quindi anche i processi di alternanza scuola-lavoro noi ci auguriamo che siano nell'interesse vostro, siano utilizzati bene in modo da avviarvi al lavoro, anche perché in città, ma voglio dare questa notizia perché non sempre tutti lo sanno, nel 2018 Napoli è diventata terza per start-up giovanili superando Bologna e Torino. Cioè significa che siamo la terza città d'Italia per giovani che investono nel lavoro nella nostra città. Come può il piano strategico migliorare concretamente le vite di noi studenti? Ma tanto, perché nelle risorse del piano strategico sono scuole, strade, investimenti per l'igiene urbana come ho detto prima, ma anche per i trasporti. Quindi se i comuni spendono bene questi soldi, Napoli, di cui io sono sindaco, sicuramente li spenderà bene, perché poi sono sindaco di Napoli e sindaco della città metropolitana. Poi sono 91 sindaci che devono raccogliere l'opportunità che io gli ho dato, quindi è opportuno che chi abita in altri comuni sia sempre a, come dire, a incentivare e stimolare il proprio sindaco a spendere bene questi soldi. Cosa pensa lei di questo progetto Web TV Scuola e Città Metropolitana? E vuole darci qualche consiglio? Ma mi piace talmente tanto che l'ho fortemente voluto e anche l'ho voluto ampliare e sono disponibile a ampliarlo ancora di più. Non voglio dare consigli perché credo che sia molto bello questa forma vostra di auto-organizzazione, autogestione, autodeterminazione. Io poi sono un uomo libero, un uomo autonomo e mi piace anche che gli altri lo siano autonomi e liberi. È molto bello quando i pensieri autonomi si incontrano e si confrontano. Uno può anche cambiare idea, però è bello anche mantenere le proprie idee
se sei convinto che sono quelle giuste. Io mi auguro che questo vi possa servire a utilizzare questo strumento per fare attività di documentazione, inchieste, per sviluppare un'informazione corretta, che certe volte non c'è sui giornali, che ci sta tanta strumentalizzazione, un'informazione plurale e libera, e che poi qualcuno un domani possa diventare anche un cameraman, un fotografo, un regista, un giornalista. Quindi io mi auguro che sia anche un modo per voi per riflettere, per pensare e per fare corretta informazione, di cui ce n'è tanto bisogno. Articolo 21 della Costituzione Repubblicana. Salve, sono Simone Pesce del liceo Antonio Genovisi di Napoli e volevamo sapere, nel piano strategico la prima azione segnata è la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. In base a questo punto, quali sono le iniziative che si intendono attuare e cosa si intende per patrimonio immateriale? Ma immateriale anche proprio tutto ciò che attiene per esempio all'innovazione tecnologica, il know-how, tutto ciò che può riguardare anche il digitale, tutto ciò che può riguardare quel mondo delle nuove tecnologie che magari non si vede in opere pubbliche come le strade e le scuole, ma che può avere uno sviluppo importante come la cultura per esempio, che anche noi abbiamo finanziato parecchio. Ciò che comunque mi fa piacere pensare è che la maggior parte delle risorse andranno proprio nell'edilizia scolastica e anche nello sport, perché in tutti gli impianti che andremo a realizzare, tutte le strutture che andremo a realizzare, ci saranno anche impianti sportivi. E a questo proposito voglio dire anche il lavoro enorme che abbiamo fatto sugli impianti sportivi per le universiadi, perché quasi tutti gli impianti della città sono stati ristrutturati, anzi utilizzateli anche fuori gli orari di scuola, con le associazioni, le federazioni, è stata una grande sfida vinta anche quella. Se voi fate qualche inchiesta in città, per esempio con la web TV, qualcosa che poi mi volete far avere, che può essere utile anche per il mio lavoro di sindaco, fatemelo, perché io credo che la vostra attività ha un grande valore civico, ma anche, come dire, scientifico, perché se uno documenta alcune situazioni, non so, o di degrado o di sviluppo della città, se me le fate sapere, a me torna utile, in modo che possiamo lavorare meglio insieme. Io faccio il sindaco, ma alla fine ognuno può essere un po' sindaco della propria città, perché se tutti quanti andiamo nella stessa direzione la città va meglio. Certo, vabbè, ci lasciamo con la promessa che, di un arrivederci. Sì, che manderemo al sindaco le inchieste che di volta in volta facciamo per le nostre puntate della trasmissione Sguardi Metropolitani, che ormai va in onda da un anno. Grazie ancora al sindaco e grazie a tutti voi.